questo beach turning che oggi voglio dedicare al guerin sportivo. E vi ho pensati, quindi sono passata in edicola e ho comprato il numero 9, cioè il mensile di settembre 2021. Allora, intanto andiamo a vedere di cosa si occupa questo mese il guerin sportivo. C'è il poster del calendario di A e l'Italia campione d'Europa. Poi si occupa del campionato, quindi parte il campionato dei campioni d'Europa, Mancini ha indicato il percorso da seguire per rilanciarlo e poi qua sotto intitola Made in Italy. Sotto abbiamo le 1000 panchine di Mourinho, i miei mostri, Massimo Moratti e una ricerca unica da collezione, 11ª puntata di Campioni. Non so se voi lo acquistate e insomma se è una vostra abitudine leggere questo mensile, adesso appunto lo voglio condividere un pochino con voi. Allora andiamo un po' a vedere, e poi ci sono anche i calendari di Premier, Liga, Liga, Bundesliga, Primera Liga ed Eredivisie. Allora, qua ovviamente abbiamo il sommario di quello che sono i contenuti di questo giornale. Allora, si inizia con l'eredità di Mancio. Il CT ha portato nuova linfa esibendo un gioco che esalta qualità tecniche e morali dei calciatori. Il CT dell'Italia campione d'Europa, Roberto Mancini, 56 anni. In basso a sinistra, durante la finalissima di Wembley con il collega inglese Gareth Southgate. Ed è qua. Io ovviamente non sto a leggervi gli articoli perché, insomma, chi se li vuole leggere? Puoi andare in edicola ad acquistare questo bellissimo giornale, però appunto guardo con voi quelle che sono le cose principali in queste pagine. Allora dice il 21, intanto abbiamo Lukaku, Dybala. Lukaku caccia al bis, Dybala adesso o mai più. Il 21 parte il campionato del paese re d'Europa. La nuova Inter di Inzaghi contro la Juve affamata di Allegri, Milan, Napoli, Gasp, le Romane e puntini puntini. E abbiamo Romelu Lukaku dell'Inter e Paolo Dybala della Juve. Allora, qua sopra abbiamo Simone Inzaghi, nuovo allenatore dell'Inter, Stefano Pioli del Milan, a destra Massimiliano Allegri, tornato alla Juve dopo 2 stagioni. Dopo il trionfo mondiale dell'82, lo scudetto alla Roma e nel 2007 senza Juve all'Inter di Mancini. La lezione di Wembley, se siete bravi non abbiate paura dei forti. La velocità di Chiesa promette scintille. Sotto il cupolone, che musica maestri, Zaniolo scalpita, Mu punta su di lui. Felipe Anderson, il figlio al prodigo per la Lazio di Sarri. Quindi abbiamo sopra da sinistra lo juventino Federico Chiesa, grande protagonista in azzurro. Nicolò Zaniolo con José Mourinho, nuovo tecnico della Roma. A fianco l'allenamento della Lazio, Felipe Anderson in anticipo sull'allenatore Maurizio Sarri. Poi, Çalhanoğlu. Balli turchi sui Navigli. Dopo mesi di trattative per la conferma con il Milan ha detto di sì all'Inter. Solo Pioli mi voleva. Che emozione indossare la maglia dei campioni d'Italia. E qua abbiamo Hakan Çalhanoğlu, trequartista turco con cittadinanza tedesca, è appena passato dall'Inter dopo 4 stagioni con il Milan. Qui sopra abbiamo Kalia segno nel test precampionato con il Crotone, con Gigio Donnarumma, suo compagno nel Milan, in occasione di Turchia-Italia 0-3 dell'Europeo. A destra contro l'interista Marcelo Brozovic nella scorsa stagione. E qua dice Inzaghi lo apprezza per la qualità e l'abilità nei calci piazzati, l'amicizia con Ibrahimovic, la moto Erdogan. Giroud, Olivier Giroud, 34 anni, campione del mondo con la Francia nel 2018 ed Europa con il Chelsea nel 2021. A
Giroud, il socio di Ibra. Perfezionista e intramontabile come Zlatan, da Pirulan, Besi, palestra, dieta, 281 gol. In tandem con lo svedese vuole riportare lo scudetto in casa Milan dopo 11 anni. Lo chiamano il nuovo ariete rossonero. Ha vinto Mondiale, Champions ed Europa League. Ha scelto il 9, vuole demolire il sortilegio del topo Inzaghi. Giroud esulta a Nizza dopo il primo gol con il Milan. Sotto da sinistra il 15 luglio 2018 con la Coppa del Mondo vinta dalla Francia a Mosca. Il 29 maggio 2021 con la Champions League conquistata dal Chelsea. Dal colpo dello scorpione al salmo tatuato sul braccio. Con gli applausi di Tuchel si allena come un ventenne. Altro nuovo articolo, abbiamo Spalletti, vuole un Napoli sfacciato, un allenatore sottovoce che infonde serenità a una squadra forte che non sa di esserlo. L'obiettivo? Tornare tra le prime quattro. Qua abbiamo Luciano Spalletti, nuovo allenatore del Napoli, torna in pista dopo due stagioni, il 30 maggio 2019 fu esonerato dall'Inter. Spalletti con Victor Osimhen, a destra Kalidou Koulibaly e Kevin Malcuit. Spalletti si incatenerà per trattenere Koulibaly e per bloccare Insigne le catene le lascerà a De Laurentiis. Telelabirinto calcio, diritti di A a DAZN, 10 partite a giornata, 3 in coesclusiva con Sky che offre 800 gare di tornei italiani e stranieri. Qua abbiamo Diletta Leotta confermata nella squadra DAZN, in cui è arrivata Giorgia Rossi. Sopra abbiamo Anna Pillò e Fabio Caressa e qua Carolina Stramare. E in campo per la B c'è anche Helwitz. Non solo Sky e DAZN, la serie BKT si potrà vedere per i prossimi 3 anni anche con Helwitz, la società americana tra i leader globali della micromobilità. Ha presentato il suo progetto Helwitz Live, che farà leva sulla trasmissione della serie B. Il volto femminile della conduttrice Carolina Stramare, Miss Italia del 2019. A fronte di un costo mensile di 5,99 euro al mese, appunto, ma già hanno già messo mensile, per la versione completa, la visione completa del torneo di B, 4 euro ritorneranno al cliente come credito. Con un abbonamento di 49,99 all'anno è previsto un cashback di 30 euro in credito Helwitz Micromobilità. Insomma, se le studiano un po' tutte, per avere sia visibilità che diritti magari sulle partite. E giustamente per farsi anche pubblicità. Allora, altro articolo è la favola azzurra, Europa, ecco perché sei nostra. Noi migliori e più completi, in 720 minuti di gioco ne abbiamo dominati 600, in difficoltà solo con Austria e Spagna. Ed eccoli qua i ragazzi, che sollevano la coppa. Qua abbiamo il riepilogo di ottavi, eccetera, quindi qui sotto ci abbiamo tutti i tabellini. Qua dice i simpatici inglesi, fischi all'inno di Mameli, la medaglia d'argento che i giocatori si sono tolti subito dal collo dopo la premiazione, le offese razziste nei confronti dei giocatori che avevano fallito il calcio di rigore. Eleganza British, si è arrabbiato perfino Bo Johnson. In effetti non è stata una bella domenica per il calcio inglese e per tutta l'Inghilterra, ma rifugga da noi l'ipocrisia. Anche in Italia abbiamo visto scene del genere, solo che per anni, per decenni, abbiamo sentito dire che nel calcio nessuno ha lo stile dei britannici. Noi brutti, sporchi e cattivi, loro belli, liti e buoni. Adesso questo sentito dire è cancellato. Qui abbiamo appunto le varie fasi, quindi gli ottavi. Qua abbiamo Galles e Danimarca, poi Italia e Austria. Poi abbiamo ancora gli ottavi, Olanda, Repubblica Ceca, Belgio, Portogallo, Croazia, Spagna, Francia, Svizzera, Inghilterra, Germania, Svezia, Ucraina. Mentre qui continua a parlare, dice effetto Atalanta su Euro 2020. Nella scorsa edizione di Champions League, quando il Real Madrid, che di quella
ne conserva 13 in bacheca, ha dovuto incontrare la piccola Atalanta. Il suo allenatore Zidane ha cambiato, schierando la difesa a 3. Aveva paura dell'attacco avversario sull'esterno. È successo anche all'Europeo, quando la Germania ha sfidato il Portogallo, si è messa a 3, scatenando l'atalantino Gosens, protagonista assoluto della gara, sulla fascia sinistra. E lo ha fatto anche l'Inghilterra in finale, ma con minor fortuna. L'impronta Atalanta su Euro 2020 renderà Gasperini ancora più orgoglioso di fronte al rendimento di Pessina e Maele. Due gol a testa di Gosens, Pasalic e anche di Miranchuk, un gol ciascuno. Ronaldo non delude mai, il Portogallo ha rischiato di uscire subito dall'Europeo in un girone con la Francia e Germania ed è stato comunque eliminato dal Belgio agli ottavi. Come detentore del titolo europeo e anche della Nations League ci si poteva aspettare di più, ma se la nazionale ha deluso, la sua stella si è illuminata anche in questo torneo. Cristiano Ronaldo ha vinto la classifica dei cannonieri con 5 gol giocando solo 4 partite. Al suo fianco l'ex romanista Schick, che di gare con la Repubblica Ceca ne ha giocate 5. A quota 4 i bomber più attesi, Benzema, Lukaku, Kané più lo svedese Forsberg. Acqua dice che il 5 settembre, cioè Svizzera-Italia, quindi fra pochi giorni, dopo il titolo europeo, il 2021 dell'Italia resta ancora molto impegnativo con le ultime 5 gare delle qualificazioni mondiali e la Final Four di Nations League. Quindi avremo qualificazioni mondiali 2 settembre Italia-Bulgaria, poi 5 settembre Svizzera-Italia, 8 settembre Italia-Lituania, 12 novembre Italia-Svizzera, 15 novembre Irlanda del Nord-Italia. La classifica del gruppo C è Italia 9, Svizzera 8, 6, Irlanda del Nord-Bulgaria 1, Lituania 0. E poi Nations League, la Final Four, il 6 ottobre abbiamo Italia-Spagna, il 7 ottobre Belgio-Francia e poi il 10 ottobre abbiamo la finale per il terzo posto e il 10 ottobre abbiamo la finale della Nations League. Poi la qualità della Danimarca. Dopo aver superato il terribile shock di Eriksen, la nazionale danese ha dimostrato forza, coraggio, organizzazione e tanta qualità. È stata la vera sorpresa piacevole di Euro 2020, col suo gioco frizzante, sempre portato all'attacco. Difesa a tre con interpreti di peso e centimetri come Kier, Christensen e Vestergaard. Una coppia di centrocampisti che unisce la tecnica alla sostanza, Højbjerg e Delaney. Un attaccante che si batte come un mediano, Breitveit. E un ragazzino che ha fatto vedere tutta la sua classe, Damsgaard. Al primo posto l'ideatore di questo prodotto, il CD Jungmann. Poi qua mettono 5 italiani nella squadra UEFA dell'Europeo. A sinistra, intanto, dice la Danimarca, capace di arrivare fino alle semifinali. Sopra, i campioni d'Europa, Gigio Donnarumma, Leonardo Bonucci, Leonardo Spinazzola, Jorginho e Federico Chiesa. E qua mette 5 italiani nella squadra UEFA dell'Europeo. Abbiamo Donnarumma, Spinazzola, Bonucci, Jorginho e Chiesa. Poi ci abbiamo Walker, Maguire, Pedri, Højbjerg, Sterling e Lukaku. Qui mettono un po' l'albo d'oro degli europei, quindi 60 la Russia, 64 la Spagna, 68 l'Italia, 72 la Germania Ovest, 76 Cecoslovacchia, 1980 Germania Ovest, nell'84 la Francia, 88 l'Olanda, 92 la Danimarca, 96 la Germania, 2000 la Francia, 2004 la Grecia, 2008 la Spagna, nel 12 di nuovo la Spagna, 2016 Portogallo e 2020 l'Italia. E cambiando decisamente, credo, no, non si cambia argomento, ma si va avanti con la favola azzurra, dice tutto in un abbraccio. Fu Mancini a convincere Vialli che la Sampdoria era meglio della sua Juventus. Fu Vialli a volere che Mancini condividesse il business del Guaraná. L'immagine più bella di vittoriosi europei non è altro che il concentrato di un'amicizia vera, più forte del tempo, del denaro e della popolarità, quella tra Vialli e Mancini. Vicini, il primo a farli giocare insieme nell'Under 21, poi Roberto magnificò a Lucca il paradiso calcistico Samp. Qua abbiamo Gianluca Vialli, capo delegazione azzurra,
e a destra saluto del CT svizzero Vlado Petkovic. Quando Mancini iniziò a ricostruire la nazionale, chiamò con sé i veri amici. Vialli non poteva mancare. Roberto Mancini con il numero uno della FIGC, Gabriele Gravina, nel trionfale ritorno in Italia. Con Vialli il team manager Gabriele Oriali, a sinistra Luca Roberto insieme nella Samp dall'84 al 92 col presidente Mantovani. La profetica intervista del CT sul, esatto, sul Guerri Sportivo dello scorso aprile. Parla al CT Mancini, la mia Italia vi stupirà. Coppa America, finalmente Messi. Messi con la coppa sotto, un selfie di felicità e l'abbraccio con Neymar. A destra il gol di Di Maria che ha deciso la finale. Dopo quattro finali perse, Leo ha conquistato il primo trofeo con la sua Argentina, battendo il Brasile al Maracanã. Le belle prove di Martinez, Romero, De Paul, del peruviano La Padula. Qua abbiamo i vari gruppi. Gruppo A, gruppo B, i quarti, le semifinali, finale terzo posto e la finale che è stata poi Argentina-Brasile, vinta dall'Argentina 1-0. E qua ci sono gli albo d'oro della Coppa America dal 1916 fino al 2021. Poi, mille volte Mourinho. Il 12 settembre contro il Sassuolo, una panchina da ricordo per il nuovo allenatore della Roma. Qua dice debuttò col Benfica perdendo il 23 settembre del 2000. Quindi un bell'articolo su Mourinho. All'100esimo, lo Special One conquista la Coppa UEFA con il Porto sul Celtic, la più grande partita della carriera, alla 100esima panchina. Il 1º giugno 2003 José Mourinho festeggia con il Porto anche il titolo portoghese dopo il trionfo in Coppa UEFA, capelli e volto dipinti, in braccio il piccolo José Junior. Fa 400 con l'Inter a Cagliari, Morsato lo espelle per la seconda volta. Poi va al Real e festeggia le 500 panchine con il Cristiano Ronaldo, quindi con CR7. Con lo United vince a Bournemouth la 900ª. Sono il tecnico più fortunato. Nel primo tempo potevo perdere 6-2. Mourinho sconsolato in panchina a Bournemouth il 3 novembre del 2018. Alla fine il Manchester United vince 2-1. Ha fatto 328, 21 panchine con il Chelsea e 108 con l'Inter. Quindi qua c'è tutta la storia appunto di José Mourinho e delle sue panchine. Poi, Dury, il Ferguson dello Zulte. Frank Dury allena lo Zulte Waregem dal 2001 con una parentesi nel 2010-2011 traghette Belgio Under 21. Il tecnico ha iniziato la 20ª stagione alla guida del club belga che ha portato dalla C all'Europa i precedenti famosi, il coach dei Red Devils, Rudi Dreger. Le stagioni sono 30 con 10 allo Zulte, antenato dello Zulte, che ha già deciso l'addio nel 2022. È tornato il Berlusconi dopo il trofeo, quindi dopo 6 anni riecco la classica coppa precampionato, non più il Milan padrone di casa ma il Monza di Patron Silvio e la Juve arriva a quota 11. Qui abbiamo Massimo Ambrosini il 17 agosto del 2007 con il trofeo Berlusconi conquistato dal Milan 2-0 sulla Juve a San Siro. Quindi 30 anni dopo la sua nascita ritorna al trofeo Luigi Berlusconi. Abbiamo l'albo d'oro del trofeo Berlusconi e poi abbiamo A, B, C, quindi A per Ancelotti, B per Buffoni, C per Casiraghi, D di Stefano e Estate. Insomma, qua ci sono le lettere in ordine alfabetico, tanti argomenti che riguardano questo trofeo. Poi Subbuteo, quindi c'è una parte dedicata a Subbuteo, Picchi, la gabbia e il libro dei sogni. Mario Giacconi con i suoi calciatori in miniatura. E
e sul libro il subbuteo che volò con Libeccio. In alto, Armando Picchi, l'indimenticabile libero dell'Inter, e poi l'allenatore della Juve scomparso 50 anni fa. E qua c'è un trofeo della ripartenza verso il Guarin subbuteo. E tutto l'articolo ovviamente da leggersi. Qua abbiamo il ricordo, quindi un bell'articolo dedicato a Raffaella Carrà, Raffa che notte al Guerin d'Oro, la regina della TV scomparsa a luglio inaugurò nel 1975 il nostro premio. Raffaella Carrà scomparsa a 78 anni, il 5 luglio scorso, fu la protagonista della prima edizione del Guerin d'Oro, nostro premio al miglior calciatore del campionato nel 1975. Qua abbiamo i miei mostri, Massimo Moratti, quindi dedicato a Massimo Moratti, un amore di Inter, nel nome del padre. Sulle orme di Angelo che portò la beniamata in cima al mondo negli anni 60 la prese e centrò il triplete, poi la lasciò ai cinesi, ma ne è rimasto il tifoso numero uno. E qua abbiamo la foto appunto di Massimo continua. L'articolo su Moratti, nel 95 lo incoraggiamo a trattare l'acquisto con Pellegrini e Massimo mi telefonò, va bene, prendo l'Inter. E qui abbiamo Moratti con Mourinho dopo la finale di Champions vinta a Madrid sul Bayern 2-0 il 22 maggio del 2010. Nella foto ci sono Vecchioni, Italo Cucci, Moratti, Mario Filipponi dell'Interclub Vecchioni di Stradella. Allora, qua abbiamo biografie, statistiche, curiosità dei giocatori che hanno fatto la storia del calcio mondiale. Campioni, Arnold Azevedo. Allora, Arnold, Walter Arnold della Scozia. Poi abbiamo Luis Hartime dell'Argentina, o Artime, Luis Artime probabilmente, perché ero partita col nome scozzese, quindi Arnold, ma sicuramente sarà stato Luis Artime dell'Argentina. Poi, belle queste schede perché, dato che raccontano i giocatori che hanno fatto la storia del calcio mondiale, sono molto carine da staccare, da conservare. Perché è una piccola enciclopedia, qui si va da Arnold ad Azevedo. Quindi abbiamo Arnold, Artime dell'Argentina. Poi abbiamo Asensi della Spagna, chiamato Mister Regolarità. Asparuchov, Georgi Asparuchov della Bulgaria. Qui c'è un bellissimo poster dell'Italia, campione d'Europa, quindi se lo volete vi consiglio appunto di prendervi una copia del Guerin Sportivo di settembre. Poi i calendari d'Europa, quindi la Premier League. Abbiamo calendari d'Europa con il calendario della Premier League d'Inghilterra. Poi la Liga Spagnola. La Liga della Francia. La Bundesliga tedesca. La Primera Liga portoghese. L'Eredivisie dell'Olanda. Si continua con i giocatori che hanno fatto la storia del mondiale, quindi si va avanti con qui eravamo ad Asparuchov, si va avanti con Asprilla, Faustino Asprilla della Colombia, Aubameyang del Gabon, quindi Aubameyang c'è lui, Augusto Silva del Portogallo e João Azevedo del Portogallo. Poi i libri,
libri consigliano Euro Emozioni Azzurre, Azzurre d'Europa, poi questo libro che è Portabandiere, che si occupa di una raccolta tutta al femminile di 25 episodi olimpici, poi 200 film sul podio olimpico, cinema e giochi, e anche Calcio Mega Quiz, per mettere alla prova le vostre conoscenze calcistiche. Oh, poi abbiamo Francia Ligue 1, campionati al via. Gigio, le mani su Parigi. PSG senza rivali con gli arrivi di Donnarumma, Hakimi, Sergio Ramos, Wijnaldum. Al-Khelaifi vuole la Champions. Quindi, Donnarumma, qua abbiamo Gigio che ha lasciato il Milan per il Paris Saint-Germain. Al secondo posto puntano Marsiglia, Lione e soprattutto il Nizza, che ha preso l'allenatore Galtier, campione di Francia nello scorso campionato con il Lille. Oh, qua che abbiamo? L'Angers, il Bordeaux, il Brest, il Clermont, il Lens, il Lille, il Lione, l'Orient, Marsiglia, Metz, Monaco, Montpellier, Nantes, Nizza, Paris Saint-Germain, Reims, Rennes, Saint-Étienne, Strasburgo, Troyes, e qua finisce appunto il racconto del campionato, che non vi leggo naturalmente perché gli articoli ve li leggete voi per conto vostro. E passiamo alla Premier, la Premier in inglese, attenti al Chelsea europeo. Tra un City che fa l'occhiolino a Kane e Liverpool rinforzato in difesa da Konaté, potrebbe godere Tuchel detentore della Champions. Qua abbiamo Thomas Tuchel con la Champions League conquistata dal suo Chelsea il 29 maggio scorso ad Oporto con 1-0 sul Manchester City. Allora, la Premier League inglese vede Arsenal, Aston Villa, Brentford, Brighton and Hove Albion, Burnley, Chelsea, Crystal Palace, Everton, Leeds United, Leicester City, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Newcastle United, Norwich City, Southampton, Tottenham Hotspur, Watford, West Ham United e Wolverhampton Wanderers. Queste sono le squadre che giocheranno nella prima, diciamo, nella Premier, quindi nel campionato maggiore inglese. Poi abbiamo la Bundesliga tedesca, dice Nagelsmann cambia volto al Bayern, il nuovo tecnico pagato 25 milioni porta Upamecano e sceglie la difesa a 3 per dare la caccia al decimo titolo di fila. Le solite rivali Dortmund e Lipsia, il ritorno del Fürth che può vantare un tifoso eccellente Henry Kissinger. Oh, qua abbiamo l'Arminia Bielefeld, l'Augsburg, poi il Bayer Leverkusen, Bayer Monaco, Bochum, Borussia Dortmund, Borussia Mönchengladbach, Colonia, Eintracht di Francoforte, Friburgo, Greuther Fürth, Hertha Berlino, Hoffenheim, RB Lipsia, Mainz, Stoccarda, Union Berlino e il Wolfsburg. Poi abbiamo la Liga Spagnola, il Real che sogna ancora Mbappé e il Barça ricorrono all'usato sicuro per scalzare l'Atletico del mago Simeone. Diego Simeone portato in trionfo dai suoi giocatori dopo il trionfo nella Liga 2020-2021. In alto Carlo Ancelotti, tornato dopo 6 anni al Real Madrid, e Leo Messi. Re Carlo e Messi sfidano il Ciolo. Il contratto fino al 2024 e De Paul rinforzano Simeone, l'incognita Bale per il Real, il Barça con Aguero e Depay. Allora, quindi nel campionato spagnolo abbiamo l'Atletico Bilbao, l'Atletico Madrid, il Barcellona, il Betis Siviglia, Cadice, il Saltavico, Deportivo Alaves, Elche, Espanyol, Getafe, Granada, Levante, Mallorca, Osasuna, Rayo Vallecano,
di essere col Cup Libertadores, Champions League, Conference League, altri sport, risultati e classifiche dal 30 giugno al 1 agosto. E qui in primo piano abbiamo il fantasista Tommaso Baldanzi, 18 anni, mostra il trofeo dello scudetto primavera conquistato dall'Empoli. Quindi qua abbiamo i playoff primavera col primo turno, semifinale, finale e l'albo d'oro. Pagine gialle, Buffon in una B stellare, può definirsi A2. L'80% dei club ha esperienze nella massima serie. I Maghi, Allietti, Baroni e Inzaghi. Qui abbiamo Buffon che è tornato dopo 20 stagioni nel Parma che l'aveva lanciato nel grande calcio. Pippo Inzaghi che riparte dal Brescia e poi dice occhio alle matricole, ecco l'Alessandria sul bus delle feste, promozione dopo il playoff di C. Le altre sono Como, Perugia e Ternana. Qua dice la vittoria di Barat, si parte subito con la novità VAR, una delle grandi novità attesa da tempo, voluto con grande determinazione dal presidente Mauro Barat, sin dal suo primo mandato a capo della Lega Serie B, sarà il VAR. Via libera definitiva, infatti, è arrivato durante il Consiglio federale di fine luglio, che ha deliberato e ufficializzato l'introduzione della Video Assistant Reference, cioè referee, scusate, Video Assistant Referee, non referee, che è VAR. Bene, questa sarà una bella novità anche in Serie B. Il Bari guida la carica delle favorite per la B. Qui abbiamo Michele Magnani che guida l'allenamento del Bari. Sotto da sinistra abbiamo Aimo Diana con il presidente Carmelo Salerno e Doriano Tosi. Poi Attilio Tesser del Modena, Piero Braglia dell'Avellino e in basso Antonio Calabro del Catanzaro. Poi risalgono Chieti, Asti e Poggi Bonsi, arrivi importanti dall'eccellenza. Beach Soccer Under 20, il vento soffia dal futuro. Un nuovo campionato di successo già dalla prima fase di Mugnano, che ha promosso Lamezia, Viareggio, Terracina e Lazio. E qua abbiamo i risultati della prima fase. Poi abbiamo i campionati esteri, con la prima giornata di Ligue 1, la prima giornata di Bundesliga, eccetera. Quindi abbiamo tutti i risultati dei campionati esteri. Vinta dagli Stati Uniti, sì. Poi abbiamo la Coppa Libertadores, la Champions League, la Conference League, con tutti i risultati qua, i preliminari, naturalmente siamo ai preliminari sia di Champions League che di Conference League. Infatti vi avevo letto all'inizio quali erano le date, poi più avanti. Oh, qua abbiamo Jacobs e Jimbo, emozione d'oro. Quindi qua riprendono la prima settimana di Olimpiadi per sport vari. Si parla anche di NBA col trionfo dei Bucks e tennis con Berrettini e il suo secondo storico posto a Wimbledon. Abbiamo Paola Egonu e le altre divine, le vere regine delle Olimpiadi. Infine, a fondo, cosa abbiamo? Una profezia guerinesca del 2019.
2019. Caro Guerin, fammi dire, con l'Italia del Maggio stavolta ho vinto anch'io. E qui un articolo che cita Superlega. 100 anni fa i club potenti lasciarono la FIGC allo sbando e per far soldi crearono la CCI, un campionato bis. Poi le strisce. E in conclusione abbiamo l'indiscreto niente ristori al calcio che non contiene i costi. E qui finiamo la nostra rivista. Beh, è stato molto molto carino, devo dire che è un giornale che non avevo ancora, l'avevo visto ogni tanto così senza impegno, ma non l'avevo mai comprato per me, per potermelo leggere, cosa che poi farò invece piano piano, ne approfitterò per leggermi un po' di articoli, perché sì, è bello guardare le cose in internet, leggere in internet, tutto più immediato, più veloce, però puoi mettere la soddisfazione intanto delle pagine, che comunque il poterle sfogliare già, no? È tanta roba. E in più poter leggere, no? Sulla carta, un po' come la differenza a volte tra un libro, un ebook e un libro cartaceo, insomma. È tutt'altra cosa, il profumo che manda, le pagine. Poterle sfogliare in questo modo, averle sotto le dita, e beh, sono decisamente tutt'altra cosa. Poi quando tutto questo parla di sport e di calcio, diciamo che il piacere si moltiplica. Io sono sempre sempre felice di stare con voi, felice di aver condiviso il Guerin Sportivo. Vedrò di prendermi l'impegno di acquistarlo una volta al mese e quindi poterlo sfogliare insieme a voi. Quindi partiamo da questo Guerin Sportivo di settembre 2021 e poi ci ritroviamo col solito appuntamento, con questo appuntamento che spero diventi fisso, con il Guerin Sportivo poi di ottobre, novembre, dicembre, eccetera. Io vi ringrazio di essere stati con me. Finisco tranquillamente di risfogliarmi indietro la mia rivista e vi aspetto sempre insieme per un prossimo video.